Sono richiamare degli altri indirizzi, però è molto bello, è un indirizzo valido. Allora, lo studente che viene a scuola al mattino e ha già fatto un'ora e mezza di treno, arriva stanco. Quando va a casa deve farsi un'altra ora e mezza di treno, è di nuovo stanco per studiare. Se siamo a metà, riusciamo a soddisfare un po' la zona Savona-Albenga e relativo entroterra e un po' la zona Albenga-Imperia-Ventimiglia e relativo entroterra. Questa è la mia visione, ma lungi da me l'idea di polemizzare, peraltro con dei colleghi di scuole savonesi con cui ho un ottimo rapporto e che stimo moltissimo. Quindi la decisione all'amministrazione e agli organi competenti in materia. E per quanto riguarda il problema degli spazi? Il problema degli spazi per noi è un problema delicatissimo, perché in questo momento gli spazi non li abbiamo nemmeno per le classi che sono attualmente iscritte qui da noi. Infatti, cioè, come vedete, abbiamo ritagliato per la realizzazione della statua uno spazio che è praticamente un dispensone, perché non abbiamo un'aula in più da utilizzare per un lavoro di questo genere. Quindi siamo sacrificati. Io penso che se dovesse partire l'indirizzo musicale, l'amministrazione che ce l'ha data ci darà anche gli spazi, ma spero che ci diano anche gli spazi per gli indirizzi attuali, perché ripeto, il prossimo anno rischiamo il collasso.